Ecco, in questo momento siamo in diretta. Siamo live, vedo, fa benissimo. Siamo live. Perfetto. Il volume è a buono. Adesso io chiudo la musica sulla web radio, apro i microfoni e saluto tutti. Buonasera da Web Radio Visione Alchemica. Stasera siamo qui con Irene Zanier. Ciao carissima e benvenuta. Ciao Patrizia, ciao. Bene, In questa stasera caldissima serata, non so lì da caldissimo. voi come te mi dicevi l'altro giorno golfino, golfino, Eh io no, adesso oggi ha fatto aspetta proprio di caldo. tornare. Oggi ha fatto proprio caldo, guarda, veramente, anche qui sono uscita con la Millie, ma faceva caldo, siamo rientrate abbastanza velocemente. La porterò fuori nel buio della notte, che è più fresco. Sì. Ok. Bene, stasera siamo in web radio con Irene, ma anche in contemporanea in video su Stream. Facebook, in streaming, esatto. Per cui abbiamo tutto in streaming e la web radio, per chi ovvio non ha la possibilità di poter vedere un video, non ha una connessione abbastanza potente, può sentire l'audio, ma è vero. Poi la puntata rimarrà in podcast sulla web radio, su Spotify e in più ci sarà la diretta su Facebook. E in più poi lo metteremo anche su YouTube. Mamma Re mia. l'avarizia. Esatto. Allora, cara Irene, stasera siamo qui a parlare, anzi, sei qui a parlare, io mi metto Sì. sempre me, ma ti do solo voce, degli asteroidi, Esatto. argomento mai affrontato in Mai astrofisica. affrontato, in Italia siamo in pochi, comunque che lo stiamo portando avanti. Ci sono dei nomi molto, molto importanti, a livello internazionale. In particolare, io mi sto formando con, io l'ho citata più volte perché comunque per me è un punto di riferimento, Demetra George, che per prima si è occupata di presentare questi temi. Noi l'ultima volta che ci siamo sentite, Patrizia, abbiamo affrontato l'argomento di Urano. Esatto, un E argomento se ti morale. ricordi era già venuto fuori un discorso perché avevano proprio fatto una domanda e anche ho detto, allora a questo punto Questo punto sei di interesse, possiamo affrontare, perché comunque è un tema che mi sta molto molto a cuore, anche perché mi ha permesso di passare, come tu sai, io mi sono dedicata molto allo studio dell'astro della notte, la Luna, e per un motivo. Perché anche l'astrologia, come per tante altre materie di conoscenza, ha subito un po' una sorta di deformazione, se vogliamo, di quello che è la visione patriarcale, quindi la lettura patriarcale di quelli che sono i miti, di quella che è la conoscenza. E se noi prendiamo ad esempio i pianeti in astrologia e facciamo un rapido calcolo, e ci mettiamo veramente pochissimo vedendo quali sono i pianeti associati al femminile e quindi i pianeti con cui noi possiamo sperimentare quell'aspetto, noi vediamo che abbiamo solo due pianeti, abbiamo la Luna e Venere, basta. E con quello noi donne dovremmo fare tutto perché dovremmo fare l'identificazione, una controidentificazione, tutte le funzioni possibili e immaginabili, noi sappiamo che il femminile e le donne, noi donne siamo estremamente più complesse rispetto a una Assolutamente. binarietà che l'astrologia descrive. Cioè, due pianeti per lavare i piatti, stirare, Bravissima! condurre i figli, stare dietro agli uomini, cioè non è possibile solo con due pianeti. Tradotto, tradotto, Patrizia è la Luna come madre e Venere come amante, e quella era la cosa che ci doveva bastare. E la Colf, dov'è la Colf? La colf non pervenuta, generalmente forse spetta alla Luna più che a Ah, è Venere, tutto la perché Luna. Venere rappresenta l'amante per definizione, quindi Ok. anche se poi in realtà Venere racchiude diverse divinità che sono state accorpate attorno allo stesso simbolo, abbiamo Afrodite, abbiamo tutte le amanti mitologiche di tutti i pantheon, Certo. quindi in realtà Venere rappresenta un po' una sintesi.
appunto di questo simbolo potente che è il femminino. Io ogni tanto, soprattutto anche a lezione, spiegavo questa cosa. Noi parliamo di maschile e di femminile e tendiamo a attribuirlo all'uomo e alla donna. E i termini ci fregano molto, perché in realtà se noi utilizzassimo un termine yin e yang come attivo, passivo, per descrivere una polarità e delle energie non collegate al genere, le cose andrebbero molto meglio, perché chiaramente l'esperienza collegata ai pianeti del femminile in astrologia sono esperienze che anche gli uomini fanno, perché hanno Luna e Venere nel, certo, nel tema, e non necessariamente viene proiettato sulle compagne, quindi o sulla madre o comunque sulle altre. Io, quando abbiamo parlato di Urano, vi avevo incuriosito con la scoperta di questo pianeta, che è avvenuta nel 1781, se vi ricordate, il mese di marzo, per opera di William Herschel, che stava in realtà cercando qualcos'altro, come al solito, come accade. Era a caccia di comete, come molti in quel periodo, e invece ha scoperto un nuovo pianeta. Chi lo assisteva? Noi abbiamo visto che l'assistente era sua sorella Caroline Lucrezia. Sì, ricordo questa cosa. Che dobbiamo pensare comunque che siamo, loro due erano tedeschi, nati entrambi ad Hannover, e era una società, una cultura, quella dell'epoca, metà del 1700, che non era ancora aperta per quanto riguarda gli studi superiori, universitari, soprattutto scientifici, men che meno, alle donne. Ma Caroline, in realtà, proprio perché la madre era una persona molto colta, il padre ha voluto far studiare i figli, anche se non ha avuto una formazione accademica, lei era formata. Quindi aveva già una formazione, anche se poi il suo destino sarebbe stato quello, Patrizia, di sposare qualcuno e di occuparsi della casa e basta. Ovvio. Soprattutto quindi, per l'epoca era proprio una per regola. L'epoca era quello, non dobbiamo pensare che comunque stava in giro per il mondo, stavano scoppiando, come abbiamo visto, alcune rivoluzioni. Noi in Europa avevamo la rivoluzione francese, la presentazione dei primi documenti per i diritti dell'uomo, e addirittura c'è stata la presentazione, siamo in epoca appunto di rivoluzione francese, la prima proposta al re dei diritti delle donne, perché le donne non avevano diritti, quindi non si parlava all'epoca men che mai di assolutamente voto, si certo. Stiamo parlando proprio di diritti fondamentali, le donne che non, erano viste come proprietà del marito che le acquisiva. Quindi noi abbiamo, con la scoperta di Urano, proviamo a immaginarci. Quindi abbiamo questo grande astronomo, questo grande scienziato, musicista, che si sposta a Londra in una cultura leggermente più permissiva e si porta dietro questa sorella con cui era estremamente legato e che lo assiste nell'osservazione del cielo, al punto che il 13 marzo del 1781 William Herschel scopre Urano, assistito dalla sorella. Per premiare la sorella, che era galvanizzata, io immagino, le ha regalato, nel momento in cui poi questa scoperta è stata riconosciuta dalla comunità astronomica, nel 1782 le ha regalato il primo suo telescopio. Quindi per fare delle osservazioni in maniera assolutamente autonoma, assolutamente sì. E sembra che io sto parlando di cose che non sembrano niente, ma guardate che con la scoperta di Urano noi abbiamo un cambio di paradigma che apre la osservazione del cielo secondo un altro punto di vista. Quindi
lo spazio non è più limitato, ci sono altre cose, ci sono addirittura altri pianeti. Quindi da lì in poi Patrizia è stata una vera e propria corsa alla scoperta di nuovi pianeti, di nuove comete, di nuove stelle, perché in realtà c'era l'ipotesi di pianeti nuovi, però gli strumenti stavano progredendo lentamente, un po' alla volta. Cosa c'entrano gli asteroidi? Ci arriviamo, ci arriviamo con calma. Noi ma siamo, si è aperto una specie di portale in un certo modo. Si è aperto assolutamente un portale, assolutamente. Si è aperta la possibilità di osservare il cielo con un altro occhio. Quindi la coscienza si è aperta alla ipotesi che ci sia altro rispetto ai sette classici pianeti del cielo e non c'è niente. Quindi si è aperta una possibilità. C'è qualcos'altro, qualcos'altro sta gravitando lassù. Quindi noi torniamo, riporto un attimo il discorso, sì, perché farò molto questo passaggio, perché è importante capire che la nascita del desiderio e della coscienza che c'era qualcos'altro nasce con la scoperta di Urano. Quindi, per rispondere a una domanda che era stata fatta nell'ultima diretta, sì, c'è un collegamento assolutamente tra Urano e gli asteroidi. Non è un collegamento ovviamente diretto, è un collegamento di coscienza. Quindi Urano apre e è un'apertura al femminile. Perché? Perché noi abbiamo visto Rivoluzione Francese, presentazione di quaderni, delle lamentazioni in Francia al re per i diritti delle donne. Ok? La sorella Caroline Herschel assiste il fratello. Arriviamo, andiamo avanti. Si scoprono, Caroline scopre comete, scopre addirittura, siamo più avanti, siamo nel 1800, scopre addirittura un asteroide che prende il suo nome. Ma procediamo con calma, perché la scoperta degli asteroidi, il primo asteroide non è stato scoperto dai fratelli Herschel, anche se Herschel è assolutamente collegato in una maniera estremamente carina. Prima di entrare nel vivo, facciamo proprio un discorso sul termine. Cosa significa asteroide? Asteroide significa a forma di stella. Non c'era nemmeno un termine agli inizi del 1800 per definire qualcosa che non fosse una stella e che non fosse un pianeta. C'erano le comete, sì, è vero, quindi tutto passava sotto pianeta, stella o cometa. Okay. Quando si è presentato qualcosa che, non si riusciva a capire cos'era e non poteva essere catalogato sotto nessuna di queste tre, si è posto il problema. Noi arriviamo... io ho i miei appuntini perché ho un sacco di cose da dirvi. Immagino. Quindi abbiamo visto che l'epoca storica della scoperta ha avuto inizio con la scoperta di Urano. Okay. Con Urano viene appunto ampliato il mondo. Nel 1789 vengono proposti i famosi cahiers de doléances, i quaderni delle lamentele riferiti ai diritti delle donne. Siamo ovviamente molto lontani da quelle che poi sono diventati, quello che poi è diventato il movimento delle suffragette, che è il vero legame con gli asteroidi, soprattutto secondo quella che è la trattazione che è stata di Demetra George, che è l'astrologa, appunto, che ti dicevo, si è occupata per prima di questo tema dal punto di vista astrologico. Okay. Quando ci siamo occupati appunto di Urano, abbiamo visto che c'è stata la rottura di un paradigma, quello che è stato proprio un cambio repentino, si è potuto cominciare a osservare in maniera diversa quello che si trovava nell'universo, nel nostro sistema. Quindi astrologicamente il sistema solare si è ampliato. Quindi noi arriviamo al 1801, dal 1781 al 1801 noi abbiamo un periodo di estremo fermento, tutti sono con gli occhi puntati in cielo alla scoperta di qualcosa, cercavano qualcosa. Spostiamoci in Italia, spostiamoci a Palermo,
1 gennaio 1801 a Palermo l'astronomo Giuseppe Piazzi scopre qualcosa di nuovo e non c'era ancora il termine asteroide. Certo. Lui in realtà stava cercando una stella perché doveva completare l'elenco delle stelle, aveva ricevuto appunto un incarico da parte del re di arricchire, quindi di portar lustro anche al regno con delle scoperte in questo senso, perché come ti dicevo c'era un enorme interesse in questo senso. Quindi Piazzi incomincia a osservare il cielo e il 1 gennaio 1801 scopre questa cosa che si muove. Non può essere una stella, perché si muove dalle osservazioni nei giorni seguenti, non poteva essere una stella. Inizialmente pensa sia una cometa. Nei giorni successivi si confronta con la comunità astronomica e viene avanzata l'ipotesi appunto che si tratti di un asteroide. Stiamo parlando di Cerere, anche se poi noi sappiamo che Cerere inizialmente è stato considerato addirittura un pianeta, prima che fosse declassato ad asteroide, perché non sapeva cos'era. È certo. Prima di ciò poi è stato declassato ad asteroide e poi arriviamo al 2006, Cerere è stata ripromossa a pianeta nano, assieme a Plutone, al nostro amico Plutone. Per noi astrologi cambia poco. In realtà Cerere apre, diciamo, apre le danze a quella che è la scoperta di altri asteroidi. E infatti subito dopo sono stati scoperti Pallas, Palla di Atena, nel 1802, Giunone, 1804, per arrivare poi alla scoperta di Vesta nel 1807. E da lì in poi arriviamo alla scoperta di migliaia di asteroidi. Dove si trovano questi asteroidi? Allora, inizialmente, come ti dicevo, si pensava alle stelle, i pianeti, il Sole, la Luna, e poi in mezzo niente. Invece, con queste scoperte è stato visto che in orbita tra Marte e Giove c'erano dei corpi, appunto, come quelli che ti ho elencato. Certo. E corrispondono a quella che viene chiamata la fascia principale degli asteroidi, perché poi in realtà gli asteroidi sono disseminati in giro per tutto il sistema solare. Alcuni seguono un'orbita attorno al Sole, quindi seguendo un'orbita appunto compresa, in questo caso, tra Marte e Giove. Alcuni hanno un andamento come Eros assolutamente caotico, con il rischio addirittura di andare a collidere con altri pianeti e anche con la Terra, perché appunto Eros passa in maniera trasversale, giustamente, perché Eros va un po' dove vuole. E poi abbiamo, oltre Plutone, altri corpi. Altri asteroidi, vengono chiamati sempre asteroidi, abbiamo altri corpi che sono appunto stati inseriti in quello che è l'interpretazione nell'astrologia. Chiaramente non è pensabile che io stasera riesco ad elencarvi. A parlare di tutti gli asteroidi. No, assolutamente, ho voluto elencarvi i primi, per farvi notare che portano un nome di dee, di divinità femminili. Non tutti gli asteroidi portano nomi di divinità femminili, noi abbiamo degli asteroidi che portano anche dei nomi di divinità maschili, magari secondarie, oppure semplicemente che non trovavano spazio, perché comunque i principali li vediamo già sfilare. E alcuni asteroidi, pensa Patrizia, hanno dei nomi assolutamente comuni. C'è sicuramente anche l'asteroide Patrizia, c'è l'asteroide Irene, sì, assolutamente, c'è l'asteroide Lucrezia, come vi dicevo, che è stato appunto scoperto dalla Herschel, che è il numero 281.
Perché? Perché gli asteroidi hanno per noi, gli astronomi stessi hanno scelto dei nomi che richiamano la mitologia, ma sono tutti numerati. Quindi noi abbiamo, per quanto riguarda Ceres, Cerere è l'asteroide 1. E ma c'è un sito dove si trovano tutti gli asteroidi con i nomi, i numeri? No, allora io ho i miei ferri del mestiere, vi mostro dei libri che per me sono assolutamente fondamentali, però come ti dicevo stiamo parlando di un inizio, perché dal punto di vista astrologico la prima che ha si è dovuto attendere la compilazione delle effemeridi anche degli asteroidi. E siamo negli anni 70, nel 1973, l'astrologa Eleanor Bach ha rotto le scatole a qualcuno della NASA per farsi spedire le tavole, le effemeridi dei primi asteroidi. Poi con calma sono arrivate anche le altre, però dobbiamo a lei la possibilità di avere appunto... avere la collocazione degli asteroidi. Per quanto riguarda che asteroidi ho io nel tema, quella è una cosa molto interessante e che introduce il lavoro che io sto facendo, che è collegato appunto al principio di sincronicità. Anche noi nel momento in cui cominciamo ad interessarci degli asteroidi e vogliamo inserirli nel nostro tema natale, e lo facciamo seguendo determinate regole che più tardi vi accenno, troveremo delle simpatiche delle simpatiche coincidenze tra quelli che sono gli asteroidi collegati ai punti principali del nostro tema e magari alcune esperienze di vita. Io ad esempio vi porto il mio caso personale, che così... Allora, ci sono, come ti dicevo, migliaia di asteroidi. Noi possiamo utilizzare astro.com, ad esempio, per andare alla ricerca, perché su astro.com, se noi andiamo in selezione estesa delle carte, noi abbiamo tutti gli asteroidi in ordine alfabetico. Però dobbiamo sapere cosa cercare, non possiamo inserire 20.000 asteroidi perché ce n'è leggermente tanti. Diciamo, anche perché tieni conto, Patrizia, che alcuni sono grandi, come nel caso di Cerere, di Vesta, di Pallade, cioè, sono grandi al punto tale, nel caso di Cerere, che è un planetoide, quindi è grande. Certo. Ma ci sono asteroidi che sono piccolissimi, che sono magari grandi, forse anche meno della Luna. E che vagano. Certo. Quindi, come faccio io a sapere qual è l'asteroide che ho ricevuto in sorte? In questo lo spiega molto bene Demetra George, che fa appunto questo discorso di apertura spiegando cosa sono gli asteroidi e spiegando appunto che essi, essendo vaganti in mezzo alle divinità dei pianeti, perché comunque i pianeti sono collegati dal punto di vista simbolico delle divinità, questi asteroidi possono essere visti, alcuni come delle divinità vere e proprie, altri come i famosi daimones, quindi i daimoni che noi riceviamo in sorte, come dakini, se vogliamo utilizzare una parola di tradizione buddista, come ninfe, come spiriti, come messaggeri, perché alla fine il daimon... altro non è appunto che un messaggero tra l'uomo e la divinità. Dobbiamo pensare che comunque i pianeti sono delle energie molto forti che vanno a plasmare e a esprimersi nel tema natale di una persona in maniera assolutamente massiccia. Se io ho a che fare con Saturno, abbiamo visto, anche con Urano, con Plutone, non è che non lo sento. E non è neanche tanto personale, a meno che non è posizionato in determinati punti del cielo natale. Nel caso degli asteroidi, sono quella che appunto Renzo Baldini definisce una sfumatura che noi possiamo dare al tema. Quindi una sfumatura è una cosa appena accennata. Perché parla di sfumatura? Perché chiaramente sarebbe un errore che io andassi a vedere qual è
l'asteroide e mi identificassi, a parte che è sbagliato l'identificazione, ma che mi identificassi solo ed esclusivamente con quell'asteroide. È una sfumatura, è un messaggero. Ti faccio un esempio. Sì, brava. Nel mio caso, ormai lo sanno praticamente tutti, che sono un ascendente cancro, lo si vede anche dalla faccia. Quindi il pianeta del cancro è la Luna, quindi ad esempio andrò a vedere se ho un asteroide congiunto all'ascendente, se non c'è un asteroide congiunto all'ascendente andrò a vedere la Luna. Nel caso della Luna non ho asteroidi importanti congiunti, perché si va anche per grandezza, vado a vedere quello che è il pianeta che governa il segno della Luna. Avendo la Luna nel segno della Vergine, vado a vedere Mercurio. Nel mio caso, Mercurio è strettamente congiunto, perché nel caso degli asteroidi noi dobbiamo avere delle orbite strettissime, perché chiaramente dobbiamo andare al millimetro, perché è un sussurro. Nel caso di Mercurio, il mio mercurietto, che si trova nei pesci in questo momento, sta gioendo tantissimo di questa retrogradazione meravigliosa di Mercurio, vi lascio immaginare, il mio mercurio è congiunto all'asteroide Aracne. La divinità, la dea Aracne, è una delle dee che sono state pesantemente deformate e insabbiate, assieme ad esempio ad altre dee come Medusa, che è stata anche lei demonizzata, Lilith la più famosa demonizzazione, certo. Di guarda caso, Patrizia, di energie femminili. Nel caso di Aracne, nel momento in cui io ho scoperto questa cosa, ho detto porca miseria, effettivamente sì, io il rapporto che ho sempre avuto con i ragni è assolutamente vero, quindi doveva esserci qualcosa, quindi è avvenuto quell'evento, quella sincronicità che mi ha permesso di capire che porca miseria, assolutamente quell'asteroide, quel mito collegato poteva dirmi qualcosa, quindi ho dovuto fare un bel lavoro di ripulitura di quello che era il mito, perché comunque Aracne è stata descritta, se tu prendi anche i libri, io prima vi accennavo, un libro bellissimo che io vi consiglio è il Dizionario degli Asteroidi di Renzo Baldini, che io utilizzo per avere una prima descrizione, non ce n'è, non so tutti chiaramente, però ci sono quelli più importanti. Però bisogna fare attenzione, soprattutto per quanto riguarda gli asteroidi che portano un nome di divinità femminile, di fare un lavoro di scavo. Quindi ma una curiosità, con Aracne il rapporto è buono o no? Assolutamente sì. Per i miei ragni. Non è l'aracnofobia, voglio dire. Ecco. No, assolutamente. Io sono sempre stata estremamente legata e affascinata da questi ragni. Ecco. In maniera strana, perché se poi ho un ricordo, io ero anche terrorizzata, perché come accade per tutte le cose che poi sono veramente importanti, c'è inizialmente un terrore, perché è un qualcosa che va a scavare magari anche molto in profondità nell'inconscio. E io ricordo benissimo da bambino un film che forse tu ricordi, con i ragni meccanici, che c'era quell'attore. Sì. Te lo ricordi? Quella storia che faceva anche Magnum PI, e c'erano questi ragni, e io mi sono portata avanti queste immagini di questi ragni per anni e non riuscivo a capire, perché poi alla fine i ragni non è che mi spaventavano, io ero terribilmente affascinata. Uh-huh. E poi il numero 8, perché i ragni hanno 8 zampe. I ragni fanno parte della famiglia degli gli scorpioni, i ragni fanno parte della stessa famiglia. Perché mi sono sempre piaciuti gli scorpioni, e anche come segno, cioè ci sono tante cose che riesco ma a capire. Anche l'uomo ragno, allora. Anche l'uomo ragno, assolutamente sì. A grandi poteri corrispondono delle grandi responsabilità. Anche l'uomo ragno, assolutamente sì, dei miti associati proprio alla tela, alla rete, noi lo stiamo vedendo, quello che noi utilizziamo adesso io per parlare, il famoso web, è la rete.
sì. Ed è un dono, se vogliamo, di Aracne, che possiamo chiamare in un altro modo anche Maya, se proprio vogliamo utilizzare un termine, perché comunque può dare anche un'illusione. Quindi questo era per farti vedere. In più, qual è un altro punto importante? Chiaramente, siccome il sole rappresenta il centro della nostra identità, noi possiamo andare a cercare l'asteroide che è congiunto al nostro sole. Oppure a pianeti, diciamo, magari ben domificati, in domicilio. Quindi nel caso della Venere in Toro, la Luna in Cancro, quelli diventeranno dei punti potenti. Quindi quello che è l'asteroide collegato è quello. Demetra George dice che la voce del Daimon, il famoso demone che ci è assegnato in sorte, è collegato al pianeta che governa l'ascendente. Quindi se noi abbiamo un asteroide collegato lì, è molto importante ed è utile lavorare dal punto di vista immaginale, quindi simbolico, sul mito associato a quell'asteroide. Tu potrai dirmi, però porca miseria, i nomi che vengono dati agli asteroidi sono un pochino a caso, no? Perché poi a Demetra George sono state fatte proprio anche queste domande. E Certo. lei dice che può essere sicuramente, sono stati assegnati col caso, ma si basa tutto su un principio di sincronicità. E lei porta anche degli esempi, facendo vedere appunto, ad esempio, l'ultimo evento a cui ho partecipato, facendo vedere ad esempio come i movimenti femministi, quindi la prima, la seconda, la terza ondata, sia nelle promotrici dei movimenti, sia inesorabilmente collegata ai quattro asteroidi principali. Perché lei, poi, questo è il secondo libro che purtroppo non è mai stato tradotto, Ah, che è il come sono in libro inglese. in un qualcuno dovrebbe prendersi la Questa briga. briga. Io purtroppo Non non hai tempo. riesco a fare anche quello, lo Sei farei. servito tutti gli asteroidi. Lo farei volentieri perché quello è un servizio, secondo me, se, ecco, lancio un appello se qualcuno vuole tradurre questo libro. Demetra George si è occupata appunto dei quattro primi asteroidi, ma non solo, siccome si è occupata anche della riscoperta del femminile e la conoscerete sicuramente per il libro che ha pubblicato, La Luna Oscura per la Venezia, per la casa editrice Venezia. Lei si è occupata, in quanto femminista convinta, non so se si è capito, si è occupata appunto di dare una rilettura di quello che è, di quelli che sono i miti, depurandoli appunto per quanto riguarda Lilith, per quanto riguarda Afrodite, quello che appunto riguarda Aracne, quelle che sono state definite ad esempio dee oscure, come poteva essere Ecate, che inizialmente altro non era che una dea della fertilità, una dea estremamente potente. Certo. Quindi vi farà piacere sapere che tutti questi personaggi compaiono negli asteroidi. Noi abbiamo l'asteroide di Ecate, noi abbiamo l'asteroide di Persefone, noi abbiamo l'asteroide di Lilith. Quindi, oltre ad avere il punto fittizio Lilith, noi abbiamo anche un asteroide che porta il nome di Lilith. Ecco. Abbiamo le divinità norrene. Quindi abbiamo El, abbiamo un sacco di divinità femminili rimorte. Anche Abbiamo anche le indiane, abbiamo Durga, abbiamo Shiva, abbiamo assolutamente, abbiamo anche divinità indiane. Quindi sulla base di quello, per quello dico, è una sfumatura. E riuscire ad andare a vedere qual è il proprio asteroide porta assolutamente delle rivelazioni che sono che possono essere molto interessanti per riflettere ancora meglio su quello che è quello che è contenuto nel tema natale. Questa è una prima introduzione di come si lavora con gli asteroidi. Dico subito, Patrizia, che è molto dibattuta la cosa, perché i puristi chiaramente non considerano quasi i pianeti, come abbiamo visto quando ci siamo sentite nelle puntate, Urano, Nettuno e Plutone ancora meno, figurarsi gli Gli asteroidi. asteroidi.
In realtà, siccome l'astrologia è una materia di conoscenza iniziatica in mano all'essere umano, è uno strumento di consapevolezza che utilizza i miti e le immagini. Quindi se noi abbiamo un qualcosa che, su cui possiamo proiettare il mito, certo, diventa un pochino più semplice riflettere. E casualmente, caso vuole, che il principio di sincronicità fa in modo che l'asteroide collegato magari a quella che è la tua vocazione di vita, quello che è la cosa sono venuta a fare sul pianeta Terra, per cosa vivo, lo trovi magari collegato a qualche pianeta importante. Porto ancora il mio caso perché è il caso che conosci. Ma più che altro perché non voglio portare casi di persone. Beh, ovvio, questione di privacy anche, no? Io un pochino ci conosciamo, io ho cominciato a interessarmi di psicologia praticamente da subitissimo, studiando, leggendo non solo Jung, ma tutto il possibile e immaginabile, in maniera più o meno scientifica, perché comunque il mio percorso, come ti avevo raccontato, è assolutamente scientifico. Quando ho scoperto che Psiche, l'asteroide Psiche congiunto al mio Sole, ho detto ok, andiamo a vedere questo mito, andiamo a vedere il mito di Eros e di Psiche, di amore e Psiche, che è un mito che è narrato ad esempio in Apuleio, certo, e che è il percorso di iniziazione dell'anima fondamentalmente, perché Psiche altro non è che l'anima, che quindi viene messa alla prova da questa divinità transpersonale che è Venere e che inizia appunto l'anima, non la tortura, perché bisogna anche saper leggere, perché in realtà lì è una descrizione di un qualcosa di più profondo rispetto alle gelosie che possono muovere una donna nei confronti della bellezza dell'umana, non è quello, non è quello. Ti faccio un breve racconto, so benissimo che tu la conosci, però nel caso di Psiche, per farti capire come funziona il mito e per come funziona il... Penso che è stato uno dei miei primi nickname in internet, Psiche. Psiche, ma pensa, allora ti devo vedere dove hai Psiche. Eh sì. Fatti. Asteroide numero 16, se volete inserirlo su astro.com, andate sotto, nella tabellina sotto, e scrivete 16. Allora, quando la parte che è una delle storie che mi hanno affascinato di più, appunto per questo amore impossibile, questo amore battagliato, questo amore che non poteva concretizzarsi, è una storia che porta tanti elementi. Quando l'ho letta, ho detto, aspetta, fammi andare a vedere se c'è l'asteroide Eros, che inseriamo pure Eros. Ho inserito Eros e nel momento in cui ho trovato che la mia Venere è congiunta a Eros, capirai bene, Patrizia, che ho detto io sono fregata. Quindi, la quadratura del cerchio proprio. Sì, assolutamente, quindi è vero che ci possiamo autoconvincere di tantissime bellissime cose, però arrivava in un momento in cui io comunque avevo già fatto tutta una serie di ragionamenti e di lavori e mi stavano arrivando tutta una serie di conferme su quello che è il percorso. Certo. Quindi il tema degli asteroidi è un tema assolutamente immenso. Quindi io vi proporrei, se vuoi, ma soprattutto per quelli che magari hanno un maggior dimestichezza, come andiamo a cercare questo cavolo di asteroide? Abbiamo diverse strade. Allora, o ci facciamo fare il tema natale da Demetra George, che ci invierà quello che è il nostro asteroide, oppure possiamo muoverci sulla base, come ho fatto un pochino io, sulla base di quelle che sono le esperienze della vita. Qual è il mito che a me piace di più? Verso quale divinità io mi sento più attratta? La mia femminilità, in quale divinità vedo maggiormente riflessa? E quindi vado a cercare, chiaramente devo conoscere un pochino di mitologia. Questo vale per uomini e donne, non è un discorso solo femminile. Io chiamo in causa il femminino perché è diciamo, la parte più legata all'anima.
ok? Certo. Nella nostra cultura che è molto più estroflessa. Quindi o faccio un lavoro di questo genere, ad esempio mi piacciono i miti nordici, quindi vado a piazzarmi Thor, vado a piazzarmi tutte queste divinità. Mi piacciono, poi ci sono le dee egizie, gli dei egizi, vado a piazzarmi questi e vado a prova ed errore, perché non posso fare altrimenti. Ed è un po' una sorta di ricerca del Graal, se vogliamo, perché comunque devi proprio beccarlo, e lo beccherai nel momento in cui il caso vuole che sia il tuo. Ci sono alcuni, come vi dicevo, alcuni asteroidi che sono di maggiore importanza, che sono gli asteroidi che vi ho elencato, che sono appunto Pallade, Vesta, Giuno e Ceres. Queste quattro, che rappresentano una sorta di manifestazione della Venere, per come la esprime appunto anche Demetra George, Venere è il contenitore potenziale di tutte le facoltà dell'umano, legato al principio del piacere, legato all'amore, alla creazione di ponti, all'armonia, tutto quello che noi vediamo con Venere. Noi lo possiamo fare utilizzando questi quattro strumenti, che sono quattro punti cardinali. Quindi, secondo quella che è la trattazione di Demetra George, noi abbiamo il principio femminile universale, che è rappresentato dalla Luna, da cui discende una manifestazione che è la Venere, che prende forma attraverso questi quattro asteroidi, che sono appunto Pallade, Giunone, Vesta e Cerere, e che noi possiamo piazzare nel tema natale. E questo a prescindere chiaramente che siano centrali o che siano collegati a qualche pianeta del tema natale. Io non vedo domande, quindi non, io vado avanti, continuo a parlare. Sì, non anzi, guarda, colgo l'occasione per salutare quelle che ci stanno seguendo. Se no, sai che saluto tutte le amiche e gli amici. Ecco, c'è Milva, Laura Bersellini, Salvatore, Umberto, ci sono anche dei maschietti. Oh, che bene. Daniele. Bravi. Poi abbiamo la platea della web radio, dove abbiamo Malinconica, che scrive: che bello vedervi su Facebook, però l'ha scritto in radio. Malinconica! Poi abbiamo Sonia, abbiamo Gesonnenna, Tatiana Biancucci, li abbiamo in web radio. Come? Tatiana è una mia amica, la conosco. Ah, ecco. Alcuni sono in web radio, altri sono in Facebook, così ce n'è per tutti i gusti, diciamo. Quindi io proporrei, facciamo una carrellata di quelle che sono le caratteristiche di questi asteroidi. Quindi iniziando, un'altra cosa che, oltre al nome, com'è che gli astrologi hanno attribuito delle caratteristiche a ogni singolo asteroide? Perché le caratteristiche all'asteroide non vengono attribuite solo col nome, perché sarebbe veramente un caso. Mm-hmm. Cosa si va a vedere? Si va a vedere il momento della scoperta. L'abbiamo visto con Urano. Io nel momento in cui scopro un qualcosa di nuovo nel cielo, quella scoperta avrà un tema natale, quindi porterà determinate energie. Ci saranno alcuni pianeti che parleranno un po' di più, altri pianeti che parleranno un po' di meno. E si fa questo appunto per ogni nuova scoperta. Mm-hmm. Per quanto riguarda le stelle, il discorso è leggermente diverso, perché per la stella si va a vedere, anche se anche per gli asteroidi andiamo a vedere la composizione, andiamo a vedere la grandezza, la posizione, però per quanto riguarda le stelle, le comete, ad esempio, andiamo a vedere anche altri elementi, come potrebbe essere il colore, per dare una... è chiaro che una cometa rossa... ecco. Io preferisco azzurro e verde, soprattutto in questo momento che abbiamo bellissimo Marte. Devo scegliere la rossa, insomma. Noi la sceglieremo rossa, perché comunque siamo agevolate. Poi, tra l'altro, mi dovrei raccontare come stai vivendo questo Marte in Ariete, Patrizia. Ma io sono stata in vacanza, sono tornata
Per cui va bene, dai, per il momento benissimo questo mare. Mi hanno detto che sarò piena di voglia di fare. In effetti oggi sono arrivate le telefonate, cose nuove. Benissimo. Penso che sia così anche per te, no? Assolutamente sì. Dobbiamo solo tenere d'occhio una cosa, la cosa che dicevo anche a Fanta l'altro giorno, non esaurirci, perché comunque è un'illusione di avere tanta, tanta energia, perché comunque l'energia è Certo. quella, quindi dobbiamo fare i segni di fuoco, do questa imbeccatina. I segni di fuoco devono fare attenzione a non esagerare, perché ne ho visti più di qualcuno che... Ah! Sì, ma io Sì. oggi mi sono detta una cosa, avrò anche Marte in Ariete, ma io il pisolino pomeriggio me lo faccio per forza. Assolutamente, anch'io, assolutamente. Però io ho iniziato a svegliarmi molto prima, ad esempio, cioè io Ecco, quello anch'io, sì, dato l'inizio. l'irrequietezza la sto cominciando a sentire. E ce l'avremo a lungo, Patrizia, perché ce l'abbiamo fino a gennaio del 2021, resta È per lungo. 6 mesi in Sì, pratica, no? perché a settembre inizia la retrogradazione no, dal 10 di settembre al 3 di novembre in moto retrogrado. Se volete farvi un rapido calcolo per vedere cosa vi aspetta in questi mesi, andate al 1988, che è stata l'ultima volta in cui era in Ariete e retrogrado. Com'è stato quell'estate lì? Perché comunque è avvenuta sempre in agosto e ci facciamo un'idea di cosa ci aspetta. Io ero piccola, non mi ricordo assolutamente niente. L'88 avevo il mio bimbo che aveva 1 anno, per cui stavo Ecco, benissimo con lui. quindi magari è ora di portare fuori qualcos'altro, una nuova creatura. Ecco, Una nuova creatura, vedremo, vedremo. tornando al nostro discorso degli asteroidi. Allora, per quanto riguarda appunto il modo in cui assumono una rilevanza all'interno del tema natale, abbiamo visto che per quanto riguarda quelli più personali e che possiamo vedere come emissari della voce del daimon, quindi come daimon, come messaggeri, possiamo fare questo lavoro di ricostruzione, se vogliamo, personale, quindi una vera e propria ricerca. Quindi mi piace la dea Sekhmet e mi cerco l'asteroide collegato alla Sekhmet. C'è anche quello. Sono affezionata alla dea El e mi cerco l'asteroide collegato alla dea El. E magari scoprirò che si trova vicino a qualche pianeta importante tipo Sole, Luna o Venere o Marte o Mercurio. Per quanto riguarda invece questi quattro asteroidi che vi ho nominato, questi invece diventano importanti in ogni caso, quindi sarebbe utile, sarebbe bello, inserirli. Ciao a tutti. Fanta, Ciao Fanta! l'hai appena nominata, è L'avevo arrivata in nominata, è stata evocata. Marte è andato da Fanta e ha detto: Fanta, ti stanno chiamando. Quindi sarebbe bello inserire questi asteroidi perché comunque portano una comunicazione di qualcosa, ogni asteroide. Allora, partiamo con Cerere, il primo. Cosa ci rappresenta Ceres? Cerere è il birra. pianeta. Ah, assolutamente sì! E quello è sicuramente il significato principale. Noi con Ceres, mi aiuto per quanto riguarda le date, perché poi è interessante notare che su quattro asteroidi, due sono nati col segno dell'Ariete. Quindi, allora, per quanto riguarda Ceres, è stata scoperta, come abbiamo visto, il 1 gennaio del 1801 a Palermo, nell'Osservatorio Astronomico di Palermo. Chi era Cerere? Cerere, innanzi, prima di tutto, dea italica, perché per quanto riguarda Ceres, noi In casa abbiamo una nostra. dea assolutamente di casa nostra, legata a cicli della natura, legata all'agricoltura, alla germinazione, alla ricchezza, ed è collegata alla storia appunto di Cerere e Proserpina, che era la figlia. Noi qui abbiamo un tema molto importante nella trattazione di quelle che erano le divinità femminili anche in epoca matriarcale, perché noi abbiamo quelle che Vicky Noble definisce le dee doppie, cioè dee che andavano avanti in coppia come manifestazione della dualità, della manifestazione appunto. Demetra e
Persefone sono le Cerere e Proserpina greche. Quindi noi abbiamo praticamente un tema che è quella della madre e della figlia. Noi abbiamo, se ti ricordi, abbiamo già incontrato Persefone. Esatto. E l'abbiamo incontrata con Plutone, perché Persefone è stata rapita appunto da Plutone, portata nel sottomondo, negli inferi, ed è accaduta una cosa estremamente simile, perché comunque il mito è quello, per quanto riguarda Cerere e Proserpina. A cosa è collegato quindi questo tema? Cerere è collegata appunto a questo materno che ha la capacità di far germinare, di far crescere, ma di morire e rinascere, perché comunque noi sappiamo che nel momento in cui Proserpina, Persefone, è stata portata via la madre, Demetra si è depressa fondamentalmente, ok? E ti dirò di più, da questa depressione sono nati i famosi misteri di Eleusi, perché comunque Demetra, la Demetra greca, si è ritirata sull'isola di Eleusi, mm-hmm, e ha pianto fondamentalmente, piangeva. Si è affranta, fino a quando, prima Ecate, poi Apollo, insomma, sono un po' tutti andati a vedere cosa aveva questa dea, perché tra l'altro moriva tutto, la natura stava morendo completamente. E quindi c'era questo rito di lamentazione, quindi Ceres nel tema natale rappresenta sia la nostra capacità di nutrimento e di nutrire e di provvedere, ma è anche la capacità di morire e di rinascere. Noi abbiamo a che fare appunto con un tema di trasmutazione. Questo è legato a tutte e quattro queste dee, a modo loro. Ok? Astrologicamente noi abbiamo tutto ciò che è collegato appunto alla ricchezza, perché comunque alla natura, quindi Cerere, ad esempio, una Cerere vicino a una luna, parla di una capacità di nutrire, di prendersi cura estremo, fino al punto da arrivare proprio a casi estremi, certo, di abnegazione, perché è un modo, ad esempio, di amare assoluto. Chi nasce con una luna e Cerere, quell'archetipo nel bene e nel male, perché comunque ricordiamoci l'aspetto ombra di Demetra è l'aspetto depresso, della morte, della madre che non si arrende, quindi anche una sorta di non lasciare andare, se mi passi il termine. Eh sì, attaccamento, dipendente. Attaccamento, assolutamente. Sì. Noi abbiamo, vedi, quando poni caso, abbiamo una Cerere importante nel tema, noi possiamo fare questo lavoro di andare a cercare gli altri personaggi, ad esempio, che erano presenti nella narrazione mitologica. Quindi possiamo, ad esempio, cercare Ecate, quindi asteroide numero 100, e lo inseriamo. Ecate, che noi sappiamo essere la dea che viene ricordata nella tradizione stregonica come regina delle streghe, ma che in realtà è una dea molto più antica, molto 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 più antica, collegata anch'essa alla vita, alla morte, la capacità di tutte le dee sono collegate a questa capacità di trasformazione, lo fanno in maniera diversa. Per quanto riguarda Ecate, noi abbiamo proprio anche a che fare con l'amministrazione, la gestione, ad esempio, del potere della natura, quindi tutto ciò che è legato, ad esempio, mi vengono in mente le levatrici, mi vengono le donne medicina, le famose donne che attraverso… Le ostetriche. Assolutamente, le ostetriche, assolutamente, Ecate è collegato in questo modo. Ma mettendo tutti questi asteroidi si viene quasi a comporre una… anziché una costellazione familiare, una costellazione mitologica, assolutamente. E infatti quello a cui sto lavorando io in questo momento, e lo sto facendo con una certa soddisfazione con le persone che vengono da me, che mi regalano la possibilità di leggere il tema in questo modo, raccontandomi quelle che sono le loro vite, arrivo ad una narrazione
mitologica, dando spazio di recitazione a tutti questi personaggi. Molto interessante. Possiamo avere Bacco, quindi possiamo avere il Dioniso, quindi un Dioniso importante. E poi la cosa che a me affascina tantissimo è vedere come non ci siano asteroidi che non c'entrano l'uno con l'altro. C'è una coerenza. Attinenti. Guarda, ti racconto questo. L'ultimo lavoro che ho fatto è stato con una persona a cui ho scoperto Orcus, che non è un asteroide, è un pianetone che si trova oltre la sfera di Plutone, quindi noi abbiamo a che fare con un pianeta nano anche in questo caso, congiunto strettamente al Sole, e che aveva Orcus, noi sappiamo essere un altro nome per definire l'Ade. Orcus è un altro nome di Plutone, okay. Inteso in senso proprio mortifero. Infatti, se noi vediamo la mitologia di Orcus, noi abbiamo Orcus come dio dei morti. E sempre questa persona aveva congiunto al discendente, quindi nel punto opposto all'ascendente, quindi all'inizio della settima casa, l'asteroide El, che è nella mitologia nordica la dea del sottomondo, la dea di tutto, però la dea del sottomondo, dei morti. Quindi c'è, capisci, c'è proprio un ritorno, è una coerenza di fondo. Tornando indietro, ci sono delle domande, perché se ci sono delle domande io sono, perché sto portando qualcosa di nuovo e ci sarebbe veramente, Patrizia, tantissimo. No, domande non ce ne sono per il momento. C'è invece Luca che scrive che Irene eccolo qui. Irene ha uno sprint interessantissimo. Grazie. Grazie. Sto morendo di caldo, grazie Luca che hai notato. Sto sudando. Sto sudando tantissimo, esattamente. Grazie. Quello che vedete è la passione. Infatti lo dico sempre, non pensate che noi astrologi ci appassioniamo di tutto. Ognuno di noi ha dei temi portanti. Io nel momento in cui ho scoperto gli asteroidi, stavo lavorando nello stesso momento anche con la tradizione buddista, Vajrayana, e stavo lavorando con le Dakini, che sono un altro modo per parlare di questi spiriti, dei daimon, perché comunque le Dakini questo sono. Quindi quando ho trovato gli asteroidi trattati in questo modo, ho detto vabbè, veramente è un fil rouge che collega assolutamente tutto quanto. C'è una domanda di una certa Tiziana a Magda Modotti: come fai a decidere quali asteroidi usare in una sessione? Allora, io solitamente lavoro, cioè faccio l'analisi del tema natale classica, quindi non leggo solo gli asteroidi. Dopodiché ho un programma che mi permette che mi posiziona gli asteroidi, mi dà delle opzioni di asteroidi collegati a determinati punti, oppure ci sono altri programmi che danno proprio un elenco degli asteroidi della giornata da collocare nel tema, e semplicemente lavoro in questo modo: colloco alcuni asteroidi e nel corso della sessione, sulla base di quello che è il dialogo con la persona, perché è principale quello, perché io non posso sapere chiaramente qual è l'immagine archetipica con cui la persona ha più affinità. Una cosa però l'ho notata: utilizzare le immagini offerte dalla mitologia degli asteroidi apre un diverso modo di comunicare con la persona, perché la persona si sente chiamata e sembra quasi proprio un richiamo. Gli citi quella divinità, gli racconti il mito molto di più che con i pianeti, perché tu mi dirai, allora posso farlo anche parlando della luna, luna in Vergine, collegata a tutte le dee vergini, Artemide, eccetera, eccetera.
molto di più, per quello parlavo di sfumatura, perché la sfumatura entra nel personale. Quindi per quanto mi riguarda, prendo la carta, faccio l'analisi classica del tema natale, quella che è la caratterizzazione, quindi faccio uno studio preliminare di un'oretta e mezza, due, e dopo, in un secondo momento, quando ho chiaro quello che è il tema della persona, quelle che sono le dinamiche contenute all'interno del tema, vado a inserire un tot di asteroidi nei punti principali, come vi dicevo, il Sole, la Luna, il pianeta che governa l'ascendente, e in sede di sessione, parlando con la persona, sarà la persona che ti dice: porca miseria, ti devo raccontare per forza questa cosa, e sai, non sai quante volte mi è successo, ti devo raccontare, adesso che mi dici questo, ti devo raccontare questa. Ti devo raccontare questa. Sì. Ed è una cosa incredibile, perché io inizialmente, quando ho iniziato, ho detto, boh, che valore possono avere dei sassi? Se mi sento... Eppure sì. Sì, sì, sì. Che valore possono avere dei sassi? Che valore possono avere dei sassi? Eppure ce l'hanno. Perché comunque noi siamo tutti... Dane Rudyard diceva che noi abbiamo tutti la spina dorsale orientata verso una stella diversa. Tutti noi abbiamo la spina dorsale che punta idealmente verso la nostra stella, che è il nostro sé, il nostro spirito. Certo, certo. Che è il Sole, però inteso che può essere... Sirio può essere, cioè parliamo proprio anche delle stelle, perché comunque l'astrologia deriva dall'osservazione delle stelle. Quindi pensare che questa spina dorsale proietta un lunghissimo collegamento con la propria stella è un'immagine meravigliosa. Molto bella, sì. Allo stesso modo, l'asteroide fa il collegamento tra l'anima umana e lo spirito, perché sono dei messaggeri. Certo. C'è questa Tiziana che dice: se io facessi una sessione con te durerebbe una giornata intera. Allora, generalmente io dico un'ora e mezza, però Patrizia, ti posso assicurare che non riesco a star dentro mai, perché e parla del mito. Poi chiaramente io sono molto interessata a sentire quello che le persone hanno da dirmi, perché è la loro vita, non è la mia. Quindi nel caso ad esempio di Dioniso, mi è capitato una sessione con una persona che mi ha raccontato, una persona che è una frequentatrice di rave, te lo dico, quindi che una vita spesa alla ricerca della trance, anche sciamanica, quindi non sto parlando solo di sballi così, stiamo parlando comunque di una profonda... di una profonda spiritualità, che aveva Dionysus collegato alla Luna e Cerere collegata a Venere. Quindi avevamo il collegamento diretto ai misteri di Eleusi. E lei mi raccontava che era arrivata appunto attraverso appunto queste esperienze di rave, era arrivata a una sorta di ricerca appunto sui misteri di Eleusi, quindi sull'utilizzo delle sostanze psicotrope per l'innalzamento della coscienza, cosa che è stata portata avanti anche da Stanislas Grof, ad esempio, con tutta la ricerca psichedelica nel campo anche della cura psicologica, nel caso di traumi grossi. Quindi Dioniso come... Dio appunto è Bacco, il dio delle baccanti, quindi le danze sfrenate, quindi tornava tutto. Io quando mi raccontano queste cose dico: ah, sono finalmente a casa, mi state raccontando il tipo di astrologia che voglio fare. Ma da quanto tempo gli studi gli asteroidi, chiede sempre Tiziana? Allora, dovete sapere che sono tanti anni che studio astrologia, quindi ho macinato tantissimo, agli asteroidi ero già arrivata anni fa, però assiduamente, in maniera seria, con diciamo il supporto, andando a rompere le scatole direttamente a Demetra George, da 3 anni. Quindi sono 3 anni che sono lì. Sono lì a prendere note sugli asteroidi, su tutti i miti e sulla decostruzione della narrazione. Quindi 3 anni di asteroidi, sì. Certo.
Vabbè, ma non si è mai finito No, di e ce n'è veramente tanto. Poi vi dialogo. posso dare, se volete, un sito che si chiama serennu.ru, dovrebbe essere. Adesso, se mi dai un attimo, visto che sono qua. Ma tu ce l'hai, tu la vedi la chat? No. Ah, non la vedi tu la chat. Allora, si chiama serennu.com ed è un programma di calcolo che praticamente sono le effemeridi. E riporta anche le effemeridi degli asteroidi principali. Quindi abbiamo proprio le effemeridi. Quindi un altro modo è quello Ma per tu me lo puoi trovare. scrivere da qualche Sì, parte? assolutamente. Aspetta, dove te lo mando? Te Ma lo su mando su Facebook. Facebook. Quindi così poi lo puoi diffondere. Oh, mannaggia. C'era Così. perfetto. Chi chiedeva come lo inserisco, come lo Ah, eccolo inserisco. qua. Secondo asteroide, noi abbiamo Pallade, Pallas, asteroide numero 2, scoperta il 28 marzo del 1802. Te l'ho detto, Patrizia, che Un'altra abbiamo rete. niente, Pallade, giustamente. Si trovava nella costellazione della Vergine quando è stata scoperta. Si tratta di Atena, quindi noi abbiamo la dea che è nata, mentre con Cerere noi abbiamo la madre, per definizione, con Pallade noi abbiamo la partenogenesi, fondamentalmente. Quindi abbiamo colei che nasce da sé, secondo quella che è la trattazione, nasce da Zeus. Dalla testa di Zeus, quindi nel mito viene descritta come nata dalla testa di Zeus. In ogni caso è un asteroide collegato alla gestione del potere, perché comunque è la dea collegata a Atena, noi sappiamo è la dea della giustizia. Quindi Pallade rappresenta l'amministrazione, se vogliamo, della giustizia ed è collegata anche ai progetti più alti rispetto a quello che è un progetto umano classico. Noi con Pallade Atena abbiamo la pianificazione, abbiamo la strategia, il coordinamento, abbiamo anche la fredda osservazione, abbiamo le persone tutte testa, quindi le persone contraddistinte dalla testa. Infatti il fatto che quando è stata scoperta si trovava nella costellazione della Vergine ci dà un'indicazione, perché la Vergine è segno mercuriale dell'analisi, della pianificazione. Quindi noi abbiamo. È interessante vedere che comunque Pallade, ad esempio, questa è una cosa che ti piacerà molto, era congiunta al Sole, alla Luna e Mercurio di Beethoven. Ah, per Quindi quello. noi qui abbiamo veramente una mente, quindi non necessariamente dobbiamo intendere mente come assenza di sentimento, ma abbiamo lo studio, abbiamo la L'applicazione. pianificazione perfetta, perché con Beethoven abbiamo la struttura perfetta, assoluta degli spartiti. Quindi, Sì. oppure abbiamo congiunto alla luna di Nietzsche. E noi sappiamo che Nietzsche quanto è stato fedele alla terra. Quindi noi Infatti. abbiamo un pragmatismo, quindi con asteroide noi possiamo definire, con questo asteroide possiamo definire le persone che sono estremamente capaci di utilizzare lo strumento della mente, la potenza della mente. Abbiamo anche gli inventori. Noi abbiamo visto anche con Urano abbiamo gli inventori. Certo. Con Pallade abbiamo proprio chi mette giù bene il progetto, la pianificazione fatta proprio nel minimo dettaglio. Quindi abbiamo veramente Persone che usano la testa, ma nel senso assolutamente sì. più Abbiamo concreto. anche Pallade qua dice congiunto a Saturno di Margherita Hack, Saturno quadrato a Mercurio.
non era molto amica dell'astrologia, non sarebbe no. stata probabilmente contenta di questa cosa. Anche se per me era tutta una finta. Ma credo. Sì, era figlia di due teosofi. Dai. Cioè, ce l'aveva in casa, se non altro l'ha fatto per opporsi. Sì, sì, è messa una maschera perché frequentava un certo ambiente. Ma io sì, non c'ho anche mai secondo me. No, ma figlia di teosofi, sicuramente avrà cercato... Vegana, per giunta. Era una grande, a me stava molto simpatica. Poi, sì, tra l'altro, sì. avendo fatto l'università a Trieste, capitava di vederla sfrecciare in bicicletta in giro per Piazza Unità. Sì, sì, sì. Ma fino agli ultimi giorni. Quindi era assolutamente. Sì, era una donna anche molto forte. Doveva avere qualcosa in Toro anche lei, no? Non lo so, adesso non me lo ricordo. Vediamo se mi dice allora. Margherita Hack, 12 giugno 22. 12 giugno poteva avere magari Mercurio in Toro, Venere in Toro, perché da brava Gemelli, forse no, non lo so, sarebbe da vedere, però poteva essere. Comunque estremamente razionale. Poi abbiamo anche Jiddu Krishnamurti, Pallade congiunta, a proposito di teosofi, Pallade congiunta la Luna di Jiddu Krishnamurti, quindi abbiamo, non dobbiamo intendere il mentale solo ed esclusivamente come razionalità fredda che esclude la spiritualità. Noi con Krishnamurti sappiamo che comunque abbiamo un approccio anche alla spiritualità molto metodico, cioè lui era molto tranciante, non usava paroline leggere, diceva cicci, vedete di svegliarvi che... Sì, ho visto dei suoi video che... Sì, con gli allievi era durissimo. Svegliatevi che vi stanno pigliando per il culo, cioè lui diceva era di una dolcezza meravigliosa, infinita, però... Ma cosa siete venuti qui a fare che mi fate queste esattamente, domande? Esattamente, ce n'è uno peggiore di Jiddu Krishnamurti, Uji Krishnamurti, che se non lo conosci te lo consiglio, noi qua siamo nell'Advaita Vedanta spinto, cioè lui proprio prendeva secchiate in faccia. Ma è posteriore a Jiddu? Sì, posteriore. Ecco, sempre più giovane. Sì, allora l'ho visto, perché cercando Krishnamurti l'occhio l'ho buttato. Uji mi sembra che è mancato nel 2011 forse, 2004, adesso non mi ricordo, comunque stava in Svizzera, ed è un personaggio che vale la pena conoscere, perché comunque è proprio, stiamo parlando del risveglio. Il vero risveglio, i ceffoni in faccia. Se non ti svegli, ti prendo a ceffoni in faccia. Sì. Domandine, mentre cerco la data di nascita di Giuno, Giunone. La cosa scrive, scusa, Giovanna scrive, essendo stata scoperta con Sole in Ariete, molto interessante, in quanto a livello esoterico è governato da Mercurio, pianeta che a livello di personalità governa la Vergine, che è anche segno assolutamente anticia dell'Ariete, e l'Ariete a livello esoterico è il segno più mentale dello zodiaco. Atena sta messo tutto qua. Penso che sia una delle poche che ci dice che siamo mentali, però esattamente così, perché comunque l'esaltazione di Mercurio avviene nell'Ariete, quindi assolutamente sì, siamo nel primo raggio. Quindi sì, ma noi siamo mentali, assolutamente sì, nel termine migliore del termine, e anche abbassiamo la testa e andiamo avanti, cioè anche testone, la testa è proprio il Giunone, asteroide numero 3, quindi scoperto sempre per la felicità, primo settembre 1804. Si trovava nella costellazione dei Pesci, quindi poteva essere, siccome stiamo parlando della costellazione, sarebbe da vedere se magari si trovava comunque in Ariete. Giunone è la Giuno, da cui deriva Giugno, la Giuno latina, quindi la sorella di Giove, ed era una delle regine degli dei, protettrice delle donne. Noi Giunone la conosciamo... come collegata all'istituzione del matrimonio, ad esempio. E infatti Giuno era collegata alla sacralità dell'unione coniugale, protettrice del matrimonio. Noi abbiamo Era, che è la protettrice del matrimonio. Quindi con Giuno noi abbiamo i contratti, abbiamo la preservazione del contratto, tutto ciò che è contrattuale, l'accordo, la lealtà.
tutto ciò che era abnegazione per la parola data era collegata a Giunone. Il momento della scoperta, appunto, Baldini lo dice, abbiamo Giuno che si trovava a 2 gradi e 29 nel segno dell'Ariete, quindi torna al discorso che faceva poc'anzi la nostra amica, quindi siamo sempre nell'antiscia della Vergine, quindi siamo nel punto. Cosa vuol dire antiscia? Che io non sono. L'antiscia è una. Dovrei farti i disegnetti perché non te la so spiegare. Ah, cioè è una specie di... Allora, è un calcolo, è un'ombra. È un'ombra. Ah, l'antiscia okay. È l'ombra. Okay. No, io di ombra me ne intendo. È un'ombra, e ogni punto del tema natale ha la sua ombra, cioè se certo. Tu prendi la linea del meridiano, dell'ascendente, e posizioni il sole o il pianeta di cui vuoi calcolare l'antiscia ad un determinato grado rispetto a questa riga, se fai lo speculare ottieni l'antiscia rispetto al punto. Capito, sì. Ok? Allora, comunque sono tecniche perché come vedete l'astrologia va sempre più in profondità. Nel momento in cui hai un punto, puoi veramente, come coi frattali, puoi andare sempre, sì, assolutamente. Giunone è tutto ciò che è collegato all'amministrazione della legge, della giustizia, ma fondamentalmente è il punto nel tema natale collegato alla nostra capacità di mantenere fede a qualcosa, quindi è un punto di integrità, ok? Può ovviamente raggiungere anche una certa veemenza, perché comunque per l'adesione a questa verità noi possiamo avere, siccome io sono collegata e portavoce della verità, io sono orgogliosa di questa cosa, quindi lo esprimo quelle che sono le mie verità anche con una certa arroganza, con un certo orgoglio. Noi abbiamo ad esempio una Giuno assolutamente famosa nel tema di Vittorio Sgarbi, perché abbiamo Giuno in quadratura al sole di Sgarbi, in trigono a Nettuno, quindi noi abbiamo la polemica in questo caso, ma lui è assolutamente convinto quando parla. L'hai vista l'ultima scena? Io sì. Fisso? No, è quella che l'hanno portato fuori. Sì, perché hanno abbinato un quadro. Ah, non l'avevo vista quella, no. La no, deposizione no. Di Cristo dalla croce, no? Lo fanno scendere dalla croce, sì. E l'hanno sovrapposto alla scena creata. Tant'è che la scena sia stata creata proprio su quel quadro, per cui hanno preso le misure probabilmente. Comunque con Giuno noi abbiamo anche il punto dove noi accettiamo le regole, perché comunque le vediamo far parte di un qualcosa di più elevato. Adesso vedrete una scena meravigliosa. Wow, micio! Ragazzi. Si è risolto. Quindi con Giunone noi abbiamo... anche la difesa di ciò che si ritiene sacro, quindi nel caso in cui magari abbiamo una Giunone importante nel tema, magari congiunta al Sole, noi abbiamo persone che magari si battono per degli ideali che ritengono sacri, per i valori, ad esempio. Allora, qui Baldini mi riporta il Giuno congiunta, ad esempio, al discendente di Hillary Clinton, la moglie di Bill Clinton. Ah. E infatti lei cos'è che pur di salvare questo marito che io avrei trattato in tutt'altro modo, ma lei è stata estremamente ligia a quello che era l'istituto del matrimonio, perché comunque lo scandalo che lei ha vissuto, cioè non so quante donne. Quindi come parole chiave di Giuno noi abbiamo tutto ciò che è istituzionalizzazione. Stasera con Mercurio non ce la possiamo fare. Abbiamo i contratti, abbiamo la fedeltà coniugale, abbiamo tutto ciò che è
indica ciò che per noi è rispettabilità, cosa noi associamo alla parola rispettabilità e quanto per noi diventa importante. E come ultimo asteroide, ultima e non ultima, abbiamo la Vesta, la dea del focolare, noi quattro, l'asteroide numero 4. Vesta congiunta tra l'altro al Sole di Carl Gustav Jung, già questo dovrebbe darci un'idea che non abbiamo proprio a che fare con un asteroidino piccolino piccolino. Scoperta il 29 marzo 1807 in Germania, nella costellazione della Vergine, periodo orbitale di 5 anni. Allora, Vesta, anche su Vesta noi abbiamo, e sulle Vestali, e quello che era la funzione delle Vestali, abbiamo una narrazione postuma rispetto a quella che era la tradizione. Inizialmente le Vestali, parlo di epoca antica, anche pre-ellenistica, noi avevamo le sacerdotesse del Tempio come quelle donne che sacrificavano la loro vita, quindi sacrificavano, ad esempio non si sposavano, certo, per l'amministrazione delle cose sacre, quindi per dedicarsi al fuoco sacro, alla sacralità. Solo in un secondo momento, nella Roma imperiale, noi abbiamo la richiesta della castità delle Vestali. Ma perché dovevano essere caste? In realtà le Vestali erano la Vestale Summa, la capo Vestale, era la sposa dell'imperatore. Cioè non, quindi noi avevamo delle donne che erano dotate di enorme potere. Preservatrice del fuoco sacro. Se noi la vediamo da un punto di vista esoterico e non solo politico, come nel caso delle Vestali di Roma, il fuoco sacro altro non è che questa fiamma interiore. Quindi noi abbiamo tutte le sacerdotesse del Tempio che risvegliano e conservano il fuoco sacro, che è il fuoco, ad esempio, della libido, dell'amore sacro. Quindi non mi sposo, non mi prostituisco, non prostituisco questo fuoco sacro nell'amore profano, lo faccio dedicato alla divinità. Quindi nel caso di Vesta, questo è un asteroide assolutamente importante per tutta questa abnegazione a favore di un principio, ad esempio, spirituale. Ma non dobbiamo pensare… Potrebbe essere anche un ideale. Assolutamente, può essere un ideale, può essere, è comunque collegato a una preservazione di un valore di qualche tipo, che abbia un qualcosa di spirituale. Oppure Vesta è importante, ad esempio, nel caso in cui sia la famiglia il valore portante, sono persone che sono dedite alla preservazione e alla conservazione appunto del clan, di tutto ciò che, certo, è clan. Quindi abbiamo un'energia attorno a cui si riunisce tutta la famiglia, il famoso focolare domestico. Non dobbiamo intenderla solo in senso appunto domestico, anche perché sennò non si capirebbe come mai Carl Gustav Jung ce l'ha congiunta al sole, perché comunque lui aveva un ideale, che era un ideale al servizio della scoperta di un fuoco che è il fuoco del sé. Quindi noi abbiamo, lui ha dedicato, si è dedicato in maniera quasi sacerdotale a questa ricerca. Quindi noi abbiamo, allora, abbiamo anche Emil Zola, con Cesare Pavese, abbiamo con Vesta congiunta a Sole e Marte. È comunque un asteroide collegato al segreto anche, sai? Quindi tutto ciò che è segreto, perché tutto ciò che è nella casa, nel focolare domestico, certo, è intimo, che corrisponde un po' alla quarta casa, no? Quindi tutto ciò che è contenuto per essere appunto preservato. Bene, ne avrei tantissimi, ve ne apro uno a caso. Allora, sì, ho aperto Bacco. Scoperto il 24 aprile. Bacco, un altro nome di Dioniso, abbiamo citato stasera. Poi abbiamo anche, vabbè, torna fuori Dioniso, stasera si vede Diana, abbiamo l'asteroide Diana, il 78.
Bacco. Come? Bacco. Adesso te lo dico, aspetta, dovrebbe essere... Poi abbiamo anche Cupido oltre a Eros. Allora, Bacco numero 2063. Quindi è un pochino scoperto avanti. Sì, sì, infatti, non è... Quindi ce n'è tanto, qui ce n'è tanto, prima o poi riuscirò a raccogliere tutti i miei dati, a pubblicare un libro a riguardo. Un libro a riguardo. Veramente? Sì, poi è superflua la traduzione di quel libro lì, quando lo scriverai tu. Non più. Quello sarebbe... Adesso mi sto dedicando agli asteroidi delle dee oscure, le dee oracolari. Bello. Tutte le dee collegate all'oracolo, alla divinazione, alla profezia. Che è il lato occulto del femminile. Esattamente, sì. Sì, sì. Che non è il lato ombra. No, no, è il lato divinatorio, il lato sensibile, medium. Bello. Che è, cioè, anche i maschi ce l'hanno, però diciamo tra le dee era più facile avere una dea che divinava. Beh, una la abbiamo come amica, no? Certo. Arietti, grandi divinatori. Grande Fanta. Fantastico. Certo che veramente per gli asteroidi non basterebbe una settimana, ho idea. No, no. Quanti sono in totale? 20.000? 20.000? 30.000? 20.000? 30.000? Se consideriamo tutti, anche quelli... più esterni, perché abbiamo quelli della prima fascia, poi abbiamo quelli oltre Plutone, insomma ce n'è tanti. Continuano a scoprirli, quindi presumo che ce ne sia parecchi, ma perché alcuni sono grandi quanto veramente un sassolino, quindi addirittura si pensa, Patrizia, che siano il risultato della polverizzazione di un pianeta precedente. Sì. Che era in orbita tra Marte, questo per la fascia principale soprattutto, tra Marte e Giove, che è dove gli asteroidi appunto... Adesso ho capito da dove viene quella famosa canzone che diceva "ho un sassolino nella scarpa". Era sicuro un asteroide, assolutamente. Assolutamente. Dunque, Giovanna dice: "molto bello lo studio asteroidi, in bocca al lupo, ci seguirò con interesse". Grazie Giovanna. Assolutamente, perché a livello di gerarchia l'ariete di raggio 7. Ah, di raggio 7, mi sono confusa. Ok, sì, è vero. Ah, siamo di raggio 7. Non ha 25, è 5, 2, 7. Io 4. Perché devi studiare gli asteroidi. Esatto, perché lì ce n'è. Per concretizzare lì ce n'è. Devi concretizzare. Ce n'è parecchia lì. Certo che però sembra davvero incredibile, no? Che un sassolino che gira intorno in una galassia possa andare a influire. È un influsso, cioè dobbiamo metterci d'accordo su cosa intendiamo per influire. Perché comunque è una cosa a livello, noi dell'inconscio cosa sappiamo? Non sappiamo granché. No. Noi abbiamo il contatto col nostro mondo inconscio, con cosa lo facciamo? Attraverso la narrazione, attraverso il mito, noi possiamo dare delle immagini, perché sennò l'inconscio è di difficile definizione. Assolutamente. E l'immagine si presta a dare una forma a quella che è la nostra emozione, quelle che sono le sensazioni. E le divinità sono questo. Certo. Quindi, ma mi piace questa idea che quello che fai tu, no? Che crei... diciamo, la narrazione, sì, questa è una cosa che mi sta piacendo. Gli asteroidi. Questa è una cosa che sta piacendo, mi sta piacendo, perché è proprio un modo anche per vedere l'astrologia in maniera meno determinista. Sì. Perché tanto dipende da come noi narriamo le cose, da come noi strutturiamo la nostra narrazione, dipende veramente la costruzione della nostra realtà. Sì. E l'abbiamo visto, il mago, cos'è che fa il mago? Il mago è capace di narrare, il mago è un narratore, attraverso la magia della parola, attraverso l'evocazione dell'immagine.
No, anche perché noi possiamo ricordare degli eventi della nostra vita in modo errato, deformato, Assolutamente, da uno certo. stato emotivo, da una Certo. tensione che c'è stata all'epoca, e ripercorrerla, come la si ripercorre nelle costellazioni familiari, diciamo, ripercorrere attraverso questa ricostruzione con gli asteroidi può essere estremamente interessante anche per scoprire una verità che non sappiamo. Sì, e sai perché? Perché riusciamo a prendere le distanze dall'evento. Perché quando capita a noi, noi siamo immersi, non riusciamo a vedere il senso. Coinvolti. Certo. Sì, confusi, siamo confusi con l'evento. E invece nel caso del mito, noi riusciamo a mettere una distanza, riusciamo a, è come se guardassimo un film. Alla Sì. fine è la mitologia è quella. Certo. Tipo American Pie, tutti quei film altamente. Vero, vero. Però vedi, il fatto del distacco emotivo può essere molto utile per Sì. vedere tutta la situazione sotto una luce Sì, più vera, più reale, più assolutamente. Sì. bello, molto bella questa cosa che fai. Mi piace l'idea Sì, proprio. ti dirò, imparo tantissimo perché sono tanti personaggi, sono tanti messaggeri. Poi ho accennato al discorso del Daimon, andrebbe elaborato molto di più, il famoso destino che noi abbiamo è il daimon che ci viene assegnato alla nascita e che ci Certo. guida. Il daimon cos'è? È la voce della vo è la vocazione. Eh Cosa, sì. cosa, qua, quella cosa che io faccio e porca miseria quanto sono felice. Quello lì. E si manifesta, ad esempio, attraverso la narrazione, attraverso il fare, attraverso gli incontri fortuiti. Far caso appunto alle sincronicità, alle casualità, che casualità non sono, ascoltare stasera Irene che vi parla di sta cosa, mentre magari avreste fatto qualcos'altro e adesso vi accende quella scintilla, andate a Certo. cercare l'asteroide e scoprite che è quella divinità lì, e magari è iniziato A me è nessuno. scoppiata durante le vacanze questa scintilla. Ho Davvero. scoperto che mi piace tanto andare in giro. Allora direi che l'asteroide dello girovago, Sì. l'asteroide girovago. Sai, avendo una bisnonna gitana, è vero. Sì. Certo. Dovresti provare a vedere, divinità dei gitani, provare a Digitali. vedere se ci sono sicuro gli asteroidi anche di quello. Ad esempio chi c'era? Maria la zingara, chi c'era? C'era Ah, qualcuno? non ho la No, minima idea. Sara forse, Sara, adesso non mi ricordo, ho paura di Apriamo dire per una ricchezza. cavolate. Ci sono comunque delle divinità zigane. Eh sì, ma senz'altro, cioè, sarà un Pantheon anche lì, è vero, come c'è in tutte le culture. Sì. Vedi, magari è una ricerca che devo fare, che tu mi hai così Ecco, ispirato. vedi? Punzecchiatura. Proprio. Bene, Irene, che bello, 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 grazie, grazie. Ero preoccupata perché, come mi accade sempre, quando ho tantissime cose da dire, mi sembra che non so cosa dire. Invece, mi sembra, spero, attendo feedback e spero che vi sia piaciuto, che vi abbia interessato. Dimmi, Patrizia. Ah, guarda, c'è una domanda in web radio. A parte il fatto che in web radio si è aperta proprio un dialogo fra due o tre Bello. utenti, hanno fatto serata per conto loro. Bellissimo. Ormai sono autonomi, no? Bravi, bravi, così si fa. Noi Ariete approviamo. Ah, sì, io infatti ho scritto bravi ragazzi proprio. Esatto. Jason però chiede: grazie a tutti, Patti, puoi chiedere a Irene se c'è qualche asteroide sul mito del Minotauro? Forse Teseo? Arianna, Teseo. Teseo mi sembra di averlo visto. Temis? C'è sicuro. Arianna sì, mi sembra di sì. Tic, Arianna, ci sono sicuri. C'è un elenco immenso, vediamo. Che metto anche qui. Eroide Teseo. No. Asteroide Arianna, forse il Minotauro. Teseo non trovato, dice Gesù.
No, sarebbe da fare una ricerca un pochino più approfondita, Jason. Mi prendo l'appunto e te lo ricordamelo su Facebook, se hai modo. Contattami su Facebook, me lo ricordi e provo a cercare. Perché c'è sicuro, perché c'è di tutto. Allora, vediamo Beh, se c'è intanto qualcosa. io metto quel link che mi hai dato. Sì? Lo Così metto cominciate a esplorare i anche. vostri. Esatto. Arete, Aretusa, Ariadne, Artemis, Aslepio. No, dovrei fare una ricerca un pochino più approfondita, poi. Perché c'è Geso che scrive: Teseo non trovato, Arianna non trovato, Minotauro non trovato, Creta non trovato, provo con Dedalo. Daedalus dovrebbe esserci. Daedalus dovrebbe. Tac tac. Provo con Daedalus. Diomede, Dike, Diana, Demetra, Daphne. Prova a cercare. Mi sembra che c'è Daedalus. Bene, cari. Bene, intanto ognuno fa le sue ricerche, eh? Meraviglia. Allora, carissima, io ti ringrazio Grazie a voi perché. della serata. Spero di avervi interessati, di aver smosso interesse. Ecco, c'è Maria Luisa che scrive che Arianna è Ariadne. Ah, allora sì, ci sta. Grande. Ecco, questo vale per Jason. Grazie, grazie. Ti do anche il Ecco. numero, allora, aspetta, perché questa ce l'ho. Allora, Ariadne. Sì. Ariadne, esatto, 43. Vediamo se ci dice Sai che ce la qualcosa. giochiamo all'otto questa? Ariadne, esattamente Creta, sì, esattamente il mito di cui parlava Jason, quindi assolutamente sì. Scoperta, Per cui giochiamo. scoperta il 15 di aprile del 1857. A 1857, per cui. Ah, ecco, Dedalo trovato, scrive Jason. Vedimelo, mi sembrava di averlo visto. Allora si potrebbe giocare il numero di Ariadne e di Dedalo. Vai, poi A facci sapere, mozzetto. facci sapere sulla ruota di Cagliari, vai. Ah, sulla ruota di Cagliari, va Comunque, bene. Creta, scusa, eh. Ah, Creta Cagliari, giusto, giusto, hai ragione. Vedi, io non sono avvezza a queste cose, così adesso lo faccio anch'io, dai. Vai, va bene. Ok, io ringrazio chi ci ha seguito questa sera e ringrazio ovviamente Irene di essere stata con noi. Vi abbraccio, vi bacio e buon fine settimana. Ciao a tutti, ciao ciao. Ciao!